Essere consapevolezza, essere coscienti di essere coscienti, esserci. Avete tutti certamente fatto questa esperienza anche per un solo istante, quando abbiamo la sensazione fisica di essere al centro di noi. Allora, accade una cosa che avrete visto. Probabilmente l'avrete notata anche negli altri. Avrete personalità recede. L'idea di chi sei con i suoi comportamenti, le sue aspirazioni, le sue necessità, le sue reazioni. Lascia il posto alla consapevolezza, a quella spaziosità che la consapevolezza ha, a quella quiete, a quel silenzio, a quel senso di sé espanso. Che tutti voi conoscete. Allora diciamo di quella persona com'è cambiato, com'è diverso. Ma in realtà non c'è stato nessun cambiamento. È solo che la forma ha lasciato il posto alla consapevolezza, alla non forma, all'essere. A ciò che siamo realmente. E se lo assaporate, quell'è quel senso di essere, ne potete percepire tutta la gentilezza. La sensibilità. Muoversi nel mondo, allora, diventa un'altra cosa. Ed è assolutamente godibile quell'essere, coscienti di essere. Qualcosa si ferma dentro. Siamo. Senza nessuna necessità di conferme esterne. Anche la mente si allinea con questo essere, diventando più quieta. Qualcosa si erge dentro di noi, si eleva. E questo qualcosa è senza tempo. È leggero ma nello stesso tempo intenso, perché
È in uno stato vigile, attento, vivo. Vi si entra da uno spazio di non fare. Vi si entra dallo stare. Vi si entra da una dimensione di presente, al quale si arriva semplicemente attraverso il corpo, attraverso il respiro, attraverso la sensazione fisica dei piedi per terra. Attraverso l'essere fermi in sé. Fermi ma attenti, vigili, in uno stato vigilante, in uno stato di ascolto. Ci si può arrivare attraverso la contemplazione. Il guardare senza dare nomi. Il guardare una forma, un colore, una luce. Quando si guarda senza mente, guardare ci riporta all'essere. E nello stesso tempo, quando guardiamo senza mente, si affaccia la grazia. La grazia è qui, ma è qualcosa su cui non ci sintonizziamo. La stessa parola contemplazione ci fa sentire la grazia di questo stato. Contemplare un elemento della natura, un fiore, una foglia, un albero, una nuvola. Senza l'intrusione della mente ci porta in quello stato beatifico. In quello stato sereno, quieto, fermo, presente. Spazio. Un senso del tempo diverso. E non è vero che abbiamo bisogno di tempo per contemplare. Bastano pochi istanti, basta fermarsi per pochi istanti su una luce, su un colore, su una forma. Per dare spazio a un altro senso di sé.
Allora, insieme all'oggetto che stiamo contemplando, assaporiamo la consapevolezza che si eleva in noi. E diventiamo coscienti di essere coscienti. Diveniamo consapevoli. Ci siamo. Ma come sempre, non cercate il risultato. Come sempre, lasciate andare le aspettative. Non c'è niente che possiamo fare per ottenere qualcosa. È solo fermarsi. Fermarsi senza aspettarsi niente, senza cercare nulla. Allora, anche per un istante, e va bene anche che sia così, anche per un solo istante diveniamo consapevolezza. Anche per un solo istante vediamo la personalità con la sua tensione, con le sue mille aspettative, con i suoi desideri, con le sue reazioni, con i suoi voglio. Impallidire, scivolarci giù dalle spalle. E siamo. E allora siamo. E in realtà siamo chi siamo sempre stati. E lo potete riconoscere quando sentite la consapevolezza innalzarsi in voi, che non c'è niente di nuovo lì. Tutto ciò che potremmo definire nuovo è lo scivolar via della personalità. Il recedere di quella tensione a cui la personalità è già abituato. E lì assaporare la spaziosità, la dimensione dell'adesso, spazio. Quindi nessuna aspettativa, non cercate di farlo. La consapevolezza è qui tutto intorno a noi, non ci ha mai lasciato. Non è qualcosa da raggiungere, c'è già. L'unica maniera per percepirla è quella di fermarsi. Fermarsi, ma non davanti alla televisione, cioè passivi, addormentati, mezzi vivi, ma fermarsi in uno stato di attenzione, in uno stato vigile. È uno stato in cui senti che ci sei, che sei qui. E allora impari a conoscere te stesso in una maniera molto diversa. La rigidezza dell'ego
si fa da parte e appare la gentilezza della consapevolezza, il senso del tempo limitato dell'ego si fa da parte e lascia spazio a un tempo espanso, un qui e ora, un adesso. Ed è questo tempo che ti fa stare fermo. Questo non è una favola da mettere nel futuro. È qualcosa da portare nel qui e ora, nell'adesso. È qualcosa da trovare qui. Da incontrare qui. Quando lo mettiamo nel futuro, non c'è. Diventa un'aspirazione e l'ego ne fa una meta da raggiungere. E allora nascono i devo. Devo meditare di più, devo esserci di più, devo, devo, devo. Fermati. Fermati anche per pochi istanti. Fermati e ascolta quel senso di esserci, di essere quell'attenzione vigile che non è diretta fuori, che è, che sta, che non vuole nulla, perché è. E ha una forza incredibile. Ed è questa forza che fa svanire la personalità, la forma di quell'idea su di noi stessi, con la quale abbiamo a che fare tutto il tempo, cercando di manifestarla, cercando di negarla, giudicandola. È solo la forza che la consapevolezza contiene, la forza di essere adesso, qui. Attenzione pura. Non attenzione a qualcosa, attenzione in sé. Sono. È quello lì. Attenzione qui, attenzione in sé. Attenzione ferma dentro. Il respiro è una guida, la sensazione fisica sono una guida, non hanno potere, il potere ce l'ha l'attenzione con cui vi appoggiate lì. Quindi percepitela questa differenza, è notevole. Possiamo spostare l'attenzione sul respiro e addormentarci.
perdere quello stato di vigilanza. Allora non serve. Ma possiamo spostare l'attenzione sul respiro e mantenere su quel movimento leggero dell'aria che entra e esce, mantenere un'attenzione vigile. Oppure contemplare qualcosa. È veramente guardarla, è veramente percepirla, percepire come io adesso le luci che si riflettono nell'obiettivo della camera che mi sta riprendendo. E apprezzate la bellezza, l'armonia. E nell'apprezzare l'armonia con attenzione, con cura, tornate a un'armonia interiore che la consapevolezza ha. Allora, prendete un qualunque oggetto, più o meno vivo, e mettetelo in un luogo in cui potete vederlo spesso, in cui potete contemplarlo. Soprattutto nei luoghi in cui passate più tempo, nei luoghi nei quali fate, sul vostro tavolo di lavoro, nella vostra cucina, nell'auto. Mettete una pietra, un fiore, una pianta. Qualcosa che vi riporti all'attenzione e usatela durante il giorno. Ritornate a guardare quell'oggetto, quella forma, quella luce, per ritornare all'attenzione vigile che siete. Osservate come molto spesso è facile passare dalla contemplazione di qualcosa al desiderio di farci qualcosa, al fare. Ed è interessante questo passaggio, perché potete vedere apparire la consapevolezza mentre contemplate. E poi vedete il braccio dell'ego che si allunga e cerca di impossessarsi di quella forma per farci qualcosa. Allora, imparate a vedere quel braccio dell'ego allungarsi per manifestare, per creare, per fare, e a lasciarlo senza azione. Questo non perché l'azione sia qualcosa da evitare, no, ma per interrompere quella dipendenza che abbiamo dall'ego, dal desiderio dell'ego di possedere per fare.
Allora il vostro fare diventerà molto più pulito. Nel vostro fare entrerà la consapevolezza. Quindi praticate osservando quel movimento che l'ego fa per cercare di possedere e lanciarsi verso il futuro. Guardatelo, osservatelo. Lasciatelo essere senza portarlo a compimento, senza seguirlo, senza identificarvici, in altre parole. Vedete, il movimento lo lasciate essere, senza seguirlo. E ritornate di nuovo alla consapevolezza, non perché la consapevolezza non faccia, anche la consapevolezza ha un suo movimento di fare, ma per togliere le grinfie dell'ego dal vostro fare. E poi durante il giorno ritornate più spesso possibile allo stato di essere. Siate coscienti di essere coscienti. Coscienti di voi, coscienti della vostra attenzione, del vostro stato di vigilanza, di essere qui, adesso, di essere quella consapevolezza lì che sta osservando, che è.